Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Abbiamo urlato di allontanarsi. O non abbiamo fatto in tempo o non hanno sentito. Punto a parlare sono le persone che erano alla stazione di Riccione quando, intorno alle 7 di oggi domenica 30 luglio, due ragazze sono state travolte da un treno dell'alta velocità. In tanti hanno assistito alla tragedia, a quell'ora lo scalo ferroviario della Perla Verde è già brulicante di gente, dalle compagnie di ragazzi che arrivano dopo aver trascorso la notte nei locali della collina, ai vacanzieri che partono o arrivano per trascorrere le ferie al mare. Le vittime non sono ancora state identificate. Con tutta probabilità, avevano anche loro passato la nottata nella movida riccionese e un testimone ha raccontato di averle viste arrivare nei pressi del capolinea del Metromare. Barcollavano, ha spiegato, ma è impossibile dire se erano ubriache o solo stanche. Le giovani sono entrate in stazione e hanno attraversato il primo binario. Quando le ho viste sulla linea, racconta un altro testimone. Io e altre persone gli abbiamo urlato di allontanarsi perché si sentiva già il fischio del treno che a tutta velocità stava arrivando da sud diretto verso Rimini. O non abbiamo fatto in tempo o non ci hanno sentito perché l'impatto è stato immediato. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.